Beh, grazie a tutti innanzitutto per questa giornata che è bellissima, il posto è meraviglioso, poi un'attenzione straordinaria, grazie per avermi invitato 10 anni. Lord Friends vuole venire anche ai 20 e ai 30 magari. Se vengo ai 40 poi è un miracolo. Mi miracolo medico sicuramente, quindi i medici ce ne sono, magari riusciamo ad operare questo miracolo. E allora non è che debba parlare dell'Africa, non direi cose forse scontate, geografiche, le ho già dette altre volte. Invece è ovvio che amo l'Africa, questo è ovvio. E l'amo nella maniera in cui la posta è del dottor Bottini, cioè l'amo perché ha cambiato me dentro, non nell'altra maniera, cioè non ho schiacciato un botoncino, ecco, quindi quello è il tipo d'amore che penso sia giusto, gli è stato riferito come l'ho sentito io, la stessa maniera, ed è è stata un'illuminazione per me, un'illuminazione perché ma si fa presto a dire, si va in campagna, in meglio della città, vieni qui a Siena che la vita è diversa, oppure andiamoci sull'Appennino a prendere un po' d'aria, è meglio che stare a Bologna o a Torino o a Milano. No, l'Africa è tutta un'altra cosa. È stata tutta un'altra cosa dal primo momento che ho messo il piede giù, probabilmente anche per un fatto psicologico, perché era in un momento complicato, difficile. Ma non è solo questo, c'è stato anche un momento fisico importante. Innanzitutto mi sono subito appropriato di questa specie di cosmo che è tutt'uno con lo spirito, cioè c'è qualche cosa di vagamente animistico che ancora circola in Africa, come probabilmente circola in Sud America, circola ancora in zone, poi in Australia, in zone dove l'anima è stata importante e continua a essere importante. Questo cielo africano, io non parlo nemmeno io di Mandafrica, non credo a queste cose, ma questo cielo africano è esempio di stelle, insomma è un cielo fondamentalmente tutto illuminato, ed è un cielo che non sembra di raggiungere con la mano. Adesso voi, molti di voi sono stati, conoscono il Kenya, conoscono altre zone africane, sembra di raggiungere con la mano, tutto in Africa è grande ed è vicino. E sarebbe meglio che anche le persone potessero rimanere così, perché probabilmente nel loro animo sono così. Qui non stiamo nemmeno qui a inseguire il fantasma di colonialismi andati a male. Queste sono vergogne di una civiltà occidentale che ha praticamente invertito il mondo. Non stiamo a pensarci, noi sappiamo che è così, sappiamo che lo è storicamente, probabilmente da quando si è cominciato a pensare che si potevano dividere gli uomini in serie A e serie B, cioè noi comandiamo questa vecchia palla biologica dell'essere alfa e dell'essere beta che ha fatto molto male alla sociologia, più che bene, tu sei beta e stai zitto e io ti comando quando, come voglio, faccio di te quello che voglio. Il fatto biologico serve probabilmente per la riproduzione, per andare avanti, per migliorare la razza, ma non ha niente a che vedere con i diritti dell'uomo, non ha niente a che vedere con l'uguaglianza, non ha niente a che vedere con la solidarietà, con il fatto che sia uguale essendo alfa o essendo beta, non c'è nessunissima differenza. E allora non ho sposto il problema, rimango lì, perché io mi sono bevuto le parole di quasi tutti. Ho sentito dire avrei voluto fare l'archeologo, meglio di no, meglio il giornalista. L'archeologo vive di polveri antiche, il giornalista soffre e muore di cose di oggi, di cose vere, di cose vive, come probabilmente molto meglio. Ho sentito parlare di università, la speranza che l'università possa essere molto più unita, è molto meglio fare l'insegnante di liceo che quello di università. È tutta un'altra storia, molto meglio fare l'insegnante di scuola media che quella dell'università, molto, molto meglio. Non si perde la garanzia della propria appartenenza al mondo e agli altri facendo l'insegnante di scuola media, non ci si perde in se stessi, che è un altro brutto momento grave che fa parte del nostro argomento, perché il nostro argomento è una battaglia continua tra egoismo e altruismo, tra l'essere per noi e vivere per noi, invece essere per gli altri e
per gli altri. Era ovvio che oggi si parlasse soprattutto di salute. Qui stiamo parlando di un ospedale che grazie agli sforzi di Gianfranco e di altri sta andando avanti e migliorerà sempre di più. Ma la salute non è che un tassello di tutto quello che è un ribaltamento di giustizia che deve arrivare. E la salute dipende anche da una situazione più alta, superiore di miglioramento. Non ci sarà un ospedale adeguato, una sanità adeguata, finché non ci sarà anche un concetto del mondo e un concetto dell'economia e della vita interna di un paese adeguato. Non potremo tamponare continuamente con ospedali quell'80% di, noi diciamo Milano Ruera, di rifiuti e immondizie in cui vivono le persone. Non è quello il senso, non possiamo tamponare, e lo sapete meglio di me. Bisogna ribaltare, il senso è ribaltare, perché come diceva Alex stamattina, giustamente, questo è un mondo che noi stiamo vedendo dall'altra parte, cioè tutto quello che noi vediamo, tutto quello che arriva alle teste dei nostri figli, ma anche alle nostre, di pubblicità, mass media, cose importanti, straimportanti, prime pagine di giornali, tutto uguale, tutte rompicoglioni, tutte con le stesse storie di quello scimunito, rincoglionito, che non sa nemmeno più che cosa dice quando parla e che vuole fare il separatisti, di quell'altro che va solo a portare le donne e basta, e anche lui vuole fare solo il separatisti. Tutte queste cose qua. Non siamo sentiti di questo. Ma vi rendete conto che la vita politica italiana da 10 anni, 20 anni a questa parte si basa sul principio: come dobbiamo votare? Qual è il sistema per votare? Non è che si parli di che cosa, per che cosa dobbiamo votare, si parla del sistema elettorale, se votare maggioritario per questo, si parla di schemi e non di cose, non di strutture. È un mondo ribaltato, ragione perfettamente Alessandro, è un mondo che non sono nemmeno più valori, sono fiction, giochi, è una globalizzazione spontanante, andremo molto più lontano, molto più in là. Ora noi come facciamo, e lo faremo, a sostenere la nostra Africa, ma non solo, tutto il nostro terzo mondo, perché tutto il mondo è Africa, tutto il mondo, 90% del mondo è Africa. Il 10% del mondo è il coglionimento economico e il 90% è Africa. E come facciamo a sostenerlo dal punto di vista sanitario, religioso, perché no? Credibilità, sportività, amicizia, scuola, educazione, se prima sopra, alla base, non c'è qualche cosa di più forte, qualche cosa a cui aggrapparsi. Non dovesse riuscire a passare dal filo spinato e chiedere al Signore da mangiare, se tuo papà non faceva tutti quei figli o la mangereste. Potevi dare una domanda di questo genere, perché tutto quello che con grande passione possiamo fare, io nel mio campo che è piccolo, i medici nel loro che è meraviglioso, la Toscana tutta è quello che sta facendo, gli aiuti finanziari, tutto questo rimane pur sempre un tamponamento di falle, e invece noi dobbiamo arrivare alla radice, all'origine di questa cosa, che è molto più importante ed è quella che determina tutto il resto, ed è quella per cui si, in fin dei conti, si sceglie. Cioè io non me ne frega niente di spingere il bottoncino e dare un euro, preferisco stare mezz'ora a sentire un ragazzo che parla, è molto più importante secondo me. O mettermi lì a scrivere una canzone per voi, per farla cantare, per darvi una speranza, è molto, molto, è finanziariamente più importante anche questo, perché costruisce il tetto su cui poi arriveranno lentamente tutte le stanze dell'ospedale, tutte le stanze della scuola, eccetera, eccetera. E si tenterà anche di far cambiare un attimino rotta a questo mondo occidentale. Guardate, io quando sento, a parte che non capisco niente di borsa, niente, assolutamente niente. Mi sta sulle palle solo guardare tutto quel casino, questa frenesia, alza di qua, picchia di là, butta di là. Non so nemmeno di che cosa parlano, non ho la minima idea di cosa stanno vendendo o cosa stanno con aria fritta, perché non sono soldi e non sono cose, non sono persone, sono idee di cose, di soldi e di persone. Vendono idee,
persone. E quando muore qualcuno nel terzo mondo, la borsa salza sempre. Quando vive troppo bene qualcuno nel terzo mondo, scende. Ho fatto questo calcolo. Cioè, mi sta sui valori che la borsa salga. Preferisco che scenda. Lo preferisco di gran lunga. Quando sento dire meno 4 a Milano, benissimo, meno 4 a Milano, così capiranno. È un segnale. Che è più 4, più 3, più 2, cos'è questa storia? Perché quel più 4, più 3, più 2 è per il 10% del mondo, non è per il 90%, è assolutamente il contrario per il 90% del mondo. Quindi tutti a frignare, a piangere, giornata dolorosa, disperata oggi per l'Italia, per il mondo. Qualcuno si aspetta chi è morto, cosa è successo? No, è scesa di 1.8 la borsa, l'indice Nasdaq, 1-8. Per me non, a me non me ne frega proprio niente. Ci sono cose assolutamente più importanti. C'è questo massacro di egoismo da cui uscire. Noi abbiamo avuto, mi chiudo perché è proprio una specie di solo questo. Noi abbiamo avuto un 900 drammatico, culturalmente bellissimo, importantissimo, ma un 900 in tutti i campi, pieno di incertezze, di dubbi, di insicurezze. Se pensate solo all'espressionismo, cosa ci ha dato? E anche di pessimismo, anche d'altronde con due guerre come quelle che ci sono state, per forza il pessimismo poteva dilagare. Il nostro 900 perfino ucciso con la prima guerra mondiale, la Belle Époque, che era il massimo della gioia, della felicità, altro che il punga punga. La Belle Époque era veramente qualcosa, era importante, era qualcosa di grande, fortemente culturale. Ucciso dalla prima guerra mondiale. La seconda guerra mondiale ha ucciso Brecht, ha ucciso tutto l'espressionismo, il surrealismo, ha ucciso tutti i sogni. Ci si è dovuti ricostruire poco alla volta e non ci si è riusciti del tutto. È stato un secolo in cui molti di noi, non noi, i nostri papà, si sono rifugiati in se stessi. Ego-espressionismo, parlare di me, pensate a tutta l'arte che parla di sé, pensate al divisionismo, pensate al surrealismo stesso, pensate a Picasso, a Chagall, pensate al non figurativo, che significa invece oggettività, che significa comprendere tutti alla stessa maniera, la stessa cosa. Il 900 ha cancellato questo per il dramma che ho avuto dentro. Pensate, e qui la vado a chiudere perché la voglio chiudere con una chiosa, pensate forse ai quadersi che sono il simbolo del 900, che tutti conoscete, che sono di questo modo, i famosi versi che dicono ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Sono spaventosi, non lasciano respiro, non lasciano fiato, non lasciano speranza. Ecco, io questi processi li cambio, li ho cambiati di 3 minuti fa, li cambiamo noi, dobbiamo cambiarli nel 2000, negli anni a venire, perché sostituiamo questa mancanza personale ed egoistica di chissà quale felicità che porta al dramma dei due versi di Quasimodo con due altri versi molto più brutti, ma molto più importanti, e che ci abbiamo nel cuore insieme a Paolo Frenz. Allora, ognuno è con gli altri sul cuore della terra, baciato da un raggio di sole, ed è subito aurora.